Beh, insomma. Allora, mi sembra che abbia chiamato Enrico Rizzi, il grande animalista Enrico Rizzi, con cui abbiamo fatto tante battaglie. Caro Enrico, come stai innanzitutto? Eccoci qui. Ciao Giuseppe, buonasera, grazie. Dimmi, tutto che, bene, tutto che è successo? Bene. Che è successo, Enrico? Che è successo? No, ma guarda, ma io ti stavo contattando perché, vabbè, a parte sono disgustato da quello che ho appena sentito con questo infermiere, ma cambiando argomento, dico, io capisco perfettamente che c'è la guerra in corso, ci sono tanti problemi, ovviamente ci auguriamo tutti che questa guerra termini il prima possibile. Allora? Però ti vorrei ricordare che nel nostro paese continuano purtroppo ad accadere situazioni assurde a danno degli animali e nessuno ne parla. Allora, un paio di giorni fa un pazzo squilibrato a Lecce ha ucciso un povero gatto prendendolo a calci. Dopo qualche giorno dei ragazzini minorenni hanno ucciso un altro gatto mettendogli dei petardi in bocca. Ieri, è notizia proprio di ieri mattina, un pony è stato legato sul retro di una vettura in provincia di Ragusa, esattamente ad Acate, e trascinato vivo per oltre 3 chilometri. L'animale è stato purtroppo poi abbattuto dopo una lunga agonia dai veterinari dell'ASL. Ma scusa, era vivo? Era vivo questo qua? Sì, che era vivo. Vabbè, era questo vivo, qua è era una vivo. Follia, è chiaramente una follia. Che ti devo dire? Stai elencando delle cose che sono delle follie. È chiaro che se uno fa sevizie... Io ti chiedo di parlarne perché la classe politica... Ho capito, ma non puoi paragonare, Rizzi, non puoi paragonare gli orrori della guerra a quattro coglioni che in Italia seviziano gli animali. Guarda, sono orrori anche questi, la guerra è un orrore, legare un animale sul retro. Ma ho capito, ma come Giuseppe, fai a paragonare gli orrori della guerra? La guerra è un orrore, ma legare un animale sul retro di una macchina e trascinarlo per 3 chilometri o mettere dei petardi nella bocca di un animale indifeso, anche questo è un orrore e il nostro paese deve intervenire, la nostra classe politica. E che devono fare? Vanno presi e vanno sanzionati? Tu che cosa vorrei? Vanno messi in galera. Ma in galera adesso, adesso non esagero, io non lo so. Per domenica una manifestazione. Dove? Sta arrivando gente dall'estero. Dove? Ad Acate. Che provincia è Acate? Acate in provincia di... Gente dall'estero viene. No, è vero. Di Ragusa. Caro Parenzo. Arriverà gente dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania. Sono tutti indignati, schifati, perché siamo uno dei pochissimi paesi... Ho capito, ma basta, scusami Enrico, basta che ci siano delle indagini e ci saranno le telecamere che individuano questo... Ma che cazzo di indagini, Giuseppe? Non ci va nessuno, se questi vengono presi, in galera non ci vanno. Sì, ma scusami un attimo. Perché la legge non lo consente. No, ma se uno viene preso che trascina un animale per 3 chilometri e poi questo animale... In galera non ci va, perché il massimo della pena prevista per il maltrattamento di animali è 2 anni. Siamo sotto la soglia minima di punibilità che è 4. In galera non ci va comunque, nessuno. Ho capito, adesso Capisci? Tu vuoi la galera. Tu ti stai battendo e sgolando perché dici che ci sono degli orrori. Sì, e dici e chiami altrimenti... alla mobilitazione perché un pony, per carità, è stato trascinato per 3 chilometri. Va benissimo, io auguro un grande successo a questa manifestazione. Dopodiché in questo momento individuare il colpevole, l'assassino, ma insomma ci sono altre priorità, ci saranno, no? Ma come pensiamo di risolvere i problemi del mondo continuando a maltrattare, uccidere gli animali in questo modo? Ma di quale priorità parliamo? Ma allora, scusami. Di che cazzo di società però, stiamo ma parlando? Questo non c'è un nesso con quello che sta accadendo. Per esempio Putin è considerato... Putin Parenzo, mi appello pure a te, Parenzo, perdonami, di quale società parliamo? Ma ho capito, ma gli italiani parlando, non sono dei... Scusami Rizzi, gli italiani no, però non Giuseppe, sono dei maltrattatori di animali. Non sono Giuseppe. Dei maltrattatori di animali gli italiani. Io capisco che ti fa comodo dirlo, ma gli italiani sono persone che adorano gli animali, dai. In Italia, soprattutto, lo dico da siciliano, sai benissimo che sono trapanese, lo dico da siciliano. Nel sud Italia purtroppo la percentuale di casi di violenza sugli animali negli ultimi anni sta crescendo in un modo esponenziale, cioè, impressionante. La vecchia tesi tua è si parte con gli animali, si finisce per ammazzare le persone, mi sembra. No, Giuseppe, non è la tesi mia, è la tesi che ci hanno scoperto in America nel 1970. Scusa, però il signor Putin, il signor Putin però è considerato un grande amante degli animali. Anche il signor Tra Hitler l'altro. Era considerato un grande amante degli animali. Così anche questo. Guarda, dai. Putin è un cacciatore, però vabbè, a prescindere. Ma certo, è anche... ha il proprio... Adesso non mi dirai, che i cacciatori sono dei potenziali assassini anche di esseri umani. I cacciatori sono degli assassini e lo sai bene, anzi ti ricordo che tu come siamo finiti su questo? Il 30 a Verona c'è una manifestazione contro la caccia. Ci sarò anch'io con i cacciatori, aspetta, Enrico, tu sarai dentro, dentro, vieni fuori, a Verona.
a urlare in faccia quello che penso ai cacciatori. Aspetta, mamma mia. Aspetta Enrico, fermo un attimo e ti voglio fare fine. Fermo. Però eravamo con il mitologico Enrico Rizzi, che è il presidente di un'associazione animalista, grande combattente. Non lo sono più, Giuseppe, non lo sono più. Grande combattente, diciamo, dell'ala animalista, persona che devo dire con cui abbiamo grandi scazzi, ma che rispetto. Rizzi, per altre cose, anche per le sue posizioni, perché è un grande combattente. Però, amico mio, che ti devo dire? La questione del pony va condannata Ti voglio ricordare, che anche a Parenzo, che la violenza sugli animali è indice di pericolosità sociale. Sì, amico mio, però, ma non è vero. Se lo Stato non interviene e mette in galera questa gente, chi oggi usa Ma per te vanno messi in galera? Ma ho capito, ma tu non puoi considerare i cacciatori degli assassini. Su, dai, Enrico, dai. Lo sono. Dei potenziali serial killer, dei potenziali killer di uomini, di esseri umani. Ma lo sono. Purtroppo la legge italiana gli consente di farlo, ok? Scusami. Questo però non significa che quello che fa la legge è giusto. No, vabbè. Che quello che permette la legge è giusto. Ma scusami, Rizzi. Che ha ammazzato il pony in questo modo, in un modo atroce, va sbattuto in galera. Non venirmi a dire no, ma è troppo. La galera, adesso la galera. Questo qua è un questo oggettivamente. Oggettivamente. Lo vuoi lasciare libero in mezzo alla strada? Sì, ma tu pensi che la stessa cosa però siano gli altri, che siano anche i signori capito, anche i signori cacciatori pensano che siano dei pazzi squilibrati. Questo tu lo pensi, amico mio, dai. Certo che lo penso. Ma perché? Ma uno che imbraccia un fucile e va in giro a sparare a essere viventi di 50 grammi, come me lo vuoi chiamare? Vabbè, dai, su, ma non c'è su questo, lo sai che ti attacco. Su questo penso che stai dicendo delle enormi cazzate, non scusami, sono cazzate. Posso mangiare l'agnello a Pasqua? Posso mangiare l'agnello a Pasqua oppure Ma purtroppo non è proibito, perché anche tu mi vorresti proibire no, l'agnello a Pasqua. Dobbiamo imparare a rispettare la vita degli animali, perché il mondo non è nostro, ok? Ma non diciamo noi siamo cazzate. Di passaggio, come sono gli animali. La vita degli animali mentre siamo di passaggio, mangiamoci qualcosina. Ho capito, ma l'agnello è buono. Ma mentre siamo di passaggio, due braccioline fammele fare, però mentre siamo di passaggio. Saremo anche di passaggio, ma fammi l'agnello. Nel terzo millennio, nel 2022, potresti provare a mangiare altro, perché per fortuna abbiamo la possibilità di farlo. Vabbè, ciao Enrico, a presto. Comunque andate tutti ad Acate a fare questa manifestazione, se volete. Che devo dire? Ciao Enrico, ciao.